piazzale della parrocchia di Santa Maria dell'Orazione a Sette Ville di Guidonia, 20 km a nord-est di Roma, trabocca di entusiasmo all'arrivo di Papa Francesco domenica pomeriggio. È la quinta comunità della sua diocesi che il Vescovo di Roma visita dall'inizio del pontificato, in un quartiere di periferia senza scuole né luoghi di aggregazione. La testimonianza del parroco Don Francesco Bagalà. Ho visto la tenerezza del Papa che in questo piazzale ha dato a tutti un bacio, un abbraccio, che anche metteva le mani nelle inferriate, rischiando lui la sua incolumità, non quelli da fuori, ma lui metteva le mani dentro le inferriate. E tutti, cioè, si sono sentiti veramente toccati da Gesù Cristo stesso. Nei locali della parrocchia il Papa abbraccia un centinaio di malati e disabili con i loro familiari, come più tardi i bambini battezzati negli ultimi mesi e i genitori, e infine confessa alcuni penitenti, tra i quali il parroco. Lui ha annunciato il Vangelo essendo quello, donandosi, quello che ha fatto con tutti, con i malati, con i piccoli, con i bambini, con gli adulti. Questo non può che produrre frutto. Mai come in questi giorni ho sentito essere io adottato, proprio dalla tenerezza di Papa Francesco, usata agli altri, usata a me personalmente. Sentivo bisogno di un papà. Poi, nel salone più grande, Papa Francesco dialoga con 300 bambini e ragazzi che si preparano alla comunione e alla cresima e risponde anche ai giovani del post-cresima. E domani, se qualcuno vi dice, dove sei stato ieri? Ah, sono stato in parrocchia, che è venuto il Papa. Ma che noioso quello. Io ho visto un film molto bello. Voi cosa penserete? Avrete vergogna? No. No. E altro dirà, ma non vai in chiesa, questo è per le sitelle, per le vecchie, per... Avrete vergogna? No. No, chiedere allo Spirito Santo la grazia di non avere vergogna. Il cristiano ha la faccia di fronte. E il cristiano sa dare la faccia. È stata una parola forte, penso, anche per loro, no? Perché io, cioè, nel senso, nel momento in cui ho smesso di... c'è stato un momento nella mia vita in cui ho smesso di vergognarmi, ho detto al mondo, no, io sono cristiano, vado a messa, non c'ho paura di dirlo, però per fare questo ho dovuto ricevere comunque aiuto anche dalla Chiesa per farlo. Non vergognarsi oggi in mezzo ai compagni di scuola, nella vita, nella crescita, essere liberi, sentirsi fatti bene e non fatti male, che tante volte uno nel corpo come si sente. E aiutare, infatti queste ragazze post-cresima sono state aiutate anche a accettare la propria vita, anche il proprio corpo per quello che è, che oggi bisogna educare all'affettività, ma soprattutto a sentirsi fatti a immagine e somiglianza di Dio, anche amati come figli. Ultimo incontro prima della messa, quello con le 6 comunità neocatecumenali nate in parrocchia, che il Papa loda per l'impegno nel mettersi in cammino, invitandole a non fermarsi, con l'attenzione a non sbagliare strada, rimanendo in cammino con il Signore. Nell'omelia, commentando il Vangelo della Trasfigurazione, Papa Francesco chiede al Padre che ci insegni ad ascoltare Gesù e a guardare Gesù. Il primo compito del cristiano è ascoltare la parola di Dio, ascoltare Gesù. Che Lui ci parla e Lui ci salva con la sua parola e anche Lui fa più robusta, più forte la nostra fede con quella parola. Tante cose ascoltiamo noi durante la giornata, tante cose. Ma vi faccio una domanda. Prendiamo un po' di tempo ogni giorno per ascoltare Gesù, per ascoltare la parola di Gesù? Io vi suggerisco di ogni giorno prendere alcuni minuti e leggere un bel brano del Vangelo e sentire cosa succede lì. Un piccolo Vangelo, piccolino, per portare in tasca, nella borsa, e quando ho un po' di tempo, forse nel bus, quando si può, nel bus, perché tante volte nel bus dobbiamo essere un po' costretti di mantenere l'equilibrio e anche di difendere le tasche, no? E sempre
Ma quando tu sei seduto qui, là, leggere anche durante la giornata, prendere il Vangelo e leggere due paroline. Uno quando ha tempo dovrebbe leggere e vedere cosa dice la scrittura in quel momento della tua vita. Certo che non è facile, risulta difficile, sì, anche perché uno è preso dalle cose del giorno e sarebbe una cosa anche da tramandare anche ai ragazzi poi del catechismo. Personalmente ho ricevuto un Vangelino quando ho fatto la prima comunione. Grazie a Dio il Signore mi ha voluto bene. Mai mi ha lasciato senza... Ho sentito da Dio, nessuno me l'ha detto di fare la comunione tutti i giorni di leggere il Vangelo. La mia vocazione è stata lì che si è alimentata. La parola di Dio fa miracoli. Alla fine della messa il Papa si affaccia dalla terrazza della parrocchia per un saluto ai tanti fedeli rimasti all'esterno della chiesa, alcuni saliti anche sui tetti delle villette vicine. Ringrazia per l'entusiasmo e chiede a tutti di pregare per lui, perché sappia essere un buon vescovo ed eviti di fare cose sbagliate.